Salve a tutti carissimi investitori e bentornati in questo nuovo video. Per chi non dovesse conoscermi, io mi chiamo Michelangelo e ho creato Investitori Folli, che sarebbe la prima realtà in Italia a fare intrattenimento a tema finanziario. Quindi ora voi mi direte, ma che c'entra la finanza con il titolo di questo video? Il fatto è che un mesetto fa ho comprato questo telefono, bello eh? E avendolo pagato molto poco rispetto al prezzo di mercato, ho messo una storia sulla pagina Instagram di Investitori Folli, anzi se vi va seguiteci anche là, dove chiedevo ai miei follower se fossero interessati a sapere come ho fatto a pagare un iPhone 14 Pro Max 256 giga soli 800 euro. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Allora, innanzitutto, questo è il telefono che ho comprato, ma non mi hanno dato solo questo. Infatti qui ho anche una cover nera e una cover rossa. Oltre a queste due cover, il venditore mi ha dato anche il cavo di alimentazione e in realtà, oltre a questo, mi avrebbe ceduto anche il suo portafoglietto magnetico, quello in pelle da appiccicare qua dietro praticamente, che io però in realtà ho già provveduto a vendere a una trentina di euro in quanto non mi serviva. Quindi perché ho deciso di fare questo investimento tra grosse virgolette e spendere 800 euro per comprarmi un iPhone? Prettamente perché sono un content creator e quindi ormai abbiamo capito che praticamente gli sviluppatori ottimizzano meglio le applicazioni, in quanto di iPhone ne escono all'incirca 3 ogni anno, mentre di telefoni Android ne fanno 3000, e quindi banalmente Instagram, se tu carichi una storia da un iPhone, la differenza rispetto a un dispositivo Android si vede. La verità è che comunque il mio P20 del 2018, per quanto fosse ancora performante, era troppo vecchio per andare avanti e quindi comunque necessitavo di un nuovo telefono. Come ho giustificato a livello finanziario un acquisto di 800 euro? Ebbene, perché questo telefono d'ora in poi lo userò in buona parte anche per fare video. Prima, come in questo momento, facevo i video con una reflex che ha una qualità spettacolare, però è veramente scomoda da portare in giro. Quindi d'ora in poi, quando avrò bisogno di una maggiore versatilità per fare le riprese e una maggiore velocità, userò questo. Ok, va bene, tutto bello, ma scommetto che non ve ne frega niente. Quindi arriviamo al punto: come ho fatto a comprare tutto questo ben di Dio per soli 800 euro? Soli, insomma, 800 euro. Vabbè, dai, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ora ve lo dico. Avete lasciato? Famo finta che l'avete lasciato, dai, ve lo dico lo stesso. Allora, io non vorrei deludervi in realtà per quanto è semplice questa cosa, ma l'ho comprato semplicemente su subito.it. Questo non è un video sponsorizzato, infatti più avanti vedremo anche un passaggio in fase di acquisto che non è quello consigliato dal sito, diciamo. Comunque sia, ora, per quanto semplice, vi faccio vedere la strategia. Basta che vi scaricate l'applicazione di subito.it e cercate nella barra di ricerca quello che volete cercare. Nel mio caso a me serviva da 256 giga perché ci devo registrare i video, se no mi sarei accontentato anche di meno. Ora, dopo aver cercato il nostro iPhone su subito.it, quello che dovete fare è cliccare su ordina e assicurarvi che ci sia scritto dal più recente. Ora, come potete vedere, nel momento in cui registro questo video sono le 5.07 e alle 5.06, quindi un minuto fa, è stato appena messo in vendita un nuovo iPhone. Ma quello che noi semplicemente dobbiamo fare è scorrere verso il basso alla ricerca di quello che vogliamo al prezzo migliore che vogliamo. Tra l'altro, una cosa ancora più figa che è possibile fare è cliccare la campanellina qua su avvisami. Questo vuol dire che d'ora in poi ogni volta che qualcuno metterà in vendita un iPhone 14 Pro Max da 256 giga su subito.it, a noi arriva una notifica e questo ci permetterà di essere subito lì pronti a mandare la nostra offerta. La cosa da notare è che se voi volete risparmiare il più possibile per questa strategia ci vuole tempo, cioè voi non pensate di essere così scontati da aprire subito.it e trovare subito l'iPhone che volete a 800 euro. Per riuscire a prendere questo telefono ci ho messo all'incirca una settimana di attesa. Intendo dire che dal che io mi ero messo in testa che modello comprare e a quanto lo volevo comprare, appunto sono stato a controllare le inserzioni ora per ora ogni volta che venivano caricate, aspettando quello giusto. Ne ho trovate anche altre di inserzioni, ma non ho fatto per esempio in tempo. Mi è capitato per esempio una volta di scrivere a un venditore 16 minuti dopo che aveva appena postato il suo iPhone, ma lui lo aveva già venduto, quindi questo vi fa capire quanto bisogna
bisogna essere rapidi quando c'è realmente un'occasione. Per riuscire a prendere questo, me lo ricordo ancora, mi è arrivata la notifica sul telefono perché appunto avevo salvato la ricerca. Io ho scritto esattamente 4 minuti dopo che aveva postato l'inserzione. Quando ci siamo visti, gli ho chiesto perché stesse cedendo il suo iPhone a un prezzo così basso, e questo ragazzo che fa il tecnico informatico semplicemente mi ha risposto che lui in realtà tempo prima aveva provato a metterlo in vendita, ma essendo questo un telefono che monta una eSIM, quindi una SIM virtuale, che in realtà è pure più comoda di una SIM tradizionale perché su questo telefono puoi avere 8 SIM contemporaneamente, in realtà lui quando l'aveva messo in vendita appunto a più di 1.000 euro, tutti gli italiani, perché lo sappiamo come sono, non facevano altro che domandargli: ma cos'è questa eSIM? Ma è reale? Ma è una truffa? Ma si possono infilare le SIM dentro dal buco della batteria? E insomma, lui che è un informatico si è rotto i coglioni, ha detto: lo metto a 800 euro, lo svendo completamente, e il primo che mi risponde e non mi fa problemi con questa cazzo di eSIM glielo cedo. E quel primo sono stato io. Come potete vedere, l'iPhone è praticamente nuovo, non ha alcun tipo di graffio, e una cosa che io vi consiglio di fare al momento dell'acquisto è di farvi mandare degli screen delle impostazioni di questa schermata qua della batteria, dove dice stato e carica della batteria, perché qui l'iPhone vi dirà in che stato di vita è proprio la batteria del telefono. Nel mio caso, come potete vedere, la batteria è ancora al 100%, il che indica che è praticamente nuovo. Un'altra cosa che ho chiesto, per esempio, è se il telefono fosse ancora in garanzia. Come potete vedere, qua lo è e scade a marzo 2024. Quindi praticamente ho comprato un telefono senza graffi, in garanzia, con la batteria al 100%, quindi pienamente funzionante, e anche due cover e il portafoglietto. Cioè, praticamente meglio che comprarlo nuovo. Voi quindi mi direte: sì, vabbè, ma hai avuto culo, queste occasioni non si trovano, eccetera eccetera. No, carissimi investitori, le occasioni vi assicuro che si trovano. Io personalmente ne ho visti tantissimi, praticamente nuovi, intorno agli 800 euro, solo che appena vengono caricati vanno via praticamente all'istante, quindi dovete essere veloci, pazienti ma veloci. Per procedere all'acquisto di un prodotto su Subito ci sono due strade. Una che sarebbe quella più canonica, tra virgolette, dove voi pigiate su acquista e vi farà fare un acquisto più sicuro, diciamo. Infatti ci sarà Subito.it che farà da intermediario, e come potete vedere avete una protezione per gli acquisti per evitare truffe o qualsiasi cosa, e quindi in questo caso avrete un supplemento di 44,46 euro. L'altra opzione invece, per esempio con questo iPhone che sta a Roma, dove sto io in questo momento, è contattando il venditore. Quindi voi fate contatta e vi mettete d'accordo per l'acquisto essenzialmente. Nel mio caso, per esempio, ci siamo incontrati in un bar di una località marittima vicino Roma e ho fatto il pagamento tra di noi, quindi senza l'intermediario di Subito.it. Il pagamento l'abbiamo fatto tramite bonifico bancario, e prima di fare lo scambio dei telefoni ho fatto firmare a entrambi un contratto con tanto di foto dei documenti, dove si diceva che io, Michelangelo, compravo un iPhone 14 Pro Max originale, non rubato, eccetera eccetera, questo per stare entrambi più tutelati. E niente, questo è tutto. So davvero che vi aspettavate che fosse più difficile, però è semplicemente questo: pazienza, rapidità e basta. Spero, carissimi investitori, che il video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Voi lasciate un like, commentate, iscrivetevi, lasciate la campanellina anche su YouTube come su Subito, e noi ci rivediamo al prossimo video o al precedente, cioè ci stanno anche video precedenti, guardateli se volete i video precedenti perché alcuni sono belli. Ciao.